Parliamo di K2, parliamo della grande impresa del popolo nepalese, un grande successo che ha dimostrato un grande lavoro di squadra, di team e anche meritato, perché dobbiamo pensare che dal 1950, da quando è stato salito il primo 8000 all'Annapurna, il popolo nepalese con gli Sherpa ha sempre comunque aiutato tutti gli alpinisti a raggiungere i propri obiettivi. Questa salita, che era l'ultimo 8000 da salire in invernale, il K2, che è la montagna degli italiani con i suoi 8611 metri, è qualcosa di eccezionale e meritato, per cui sono veramente contento che il popolo nepalese, gli Sherpa, abbiano realizzato questo loro sogno e anche la dimostrazione di un lavoro di squadra, di equip, di team. Tutti insieme hanno raggiunto questo grande obiettivo, che era l'ultimo obiettivo a livello alpinistico sulle grandi salite invernali. Credo che la prima salita del K2 in invernale non vada assolutamente a variare tutto quello che è un proseguo delle spedizioni commerciali. Un altro fattore che sicuramente sta cambiando tutto il mondo montano, dove comunque abbiamo ghiaccio, i grandi ghiacciai eccetera, è questo surriscaldamento globale che purtroppo sta cambiando completamente le vie di salita, ma non solo in Himalaya, ma anche sulle nostre montagne, in tutto il mondo. Di conseguenza ci saranno difficoltà maggiori da affrontare e l'alpinista e anche le commerciali dovranno logicamente adattarsi al cambiamento di queste montagne, perché i ghiacciai che piano piano se stanno andando creano purtroppo problemi legati a scariche di ghiaccio, frane. Tornando al discorso del K2, non credo assolutamente che questa grande salita in invernale da parte del popolo nepalese vada a cambiare tutto quello che è l'ite delle spedizioni commerciali, che a mio dire sono una fonte di guadagno per queste persone, perché vivono di turismo, per cui la spedizione commerciale, se fatta da maniera adeguata e con il rispetto dell'ambiente, a mio dire non crea problemi. La dimostrazione della prima salita in invernale al K2 fa capire quanto sia importante il lavoro di squadra, il lavoro di team. Pensate, quelle persone, quegli Sherpa, si sono aspettati prima di raggiungere la cima del K2. È dal 1950 che gli alpinisti scalano gli 8000, perché con la prima salita dell'Annapurna si è dato inizio a questa grande storia che è la salita di tutti gli 8000, le 14 montagne più alte del mondo. Grazie al lavoro di squadra hanno raggiunto i loro obiettivi. Per cui in tutte le spedizioni, chi più chi meno, viene aiutato da queste persone. Nel mio libro racconto due episodi di interventi di elisoccorso dove vado a valorizzare il lavoro di squadra, vado a far capire effettivamente quanto sia importante un team, in questo caso il team dell'elisoccorso. Ognuno di noi ha le sue conoscenze, le sue capacità, ognuno di noi ha le sue competenze, ma tutti insieme, unendo le forze di un team, riusciamo logicamente a ottenere il nostro obiettivo, che è quello di salvare le persone. In questo libro racconto due episodi particolari dove è veramente molto palpabile il lavoro di squadra. Ogni alpinista himalaista ha comunque collaborato con un grande team per raggiungere la vetta di queste altissime montagne. E a volte purtroppo si vede l'alpinista come unico che sale in vetta alla montagna, ok, ma sotto c'è una squadra che lavora. Il cuoco fa parte della squadra, è importantissimo. I porti che ti portano il materiale fino al campo base sono fondamentali. Gli Sherpa, che comunque assieme all'alpinista attrezzano la via di salita, sono fondamentali. Utilizzando come filo conduttore la salita al Grand Zebrù, faccio capire l'importanza di collaborare. Salgo con il mio amico cliente, il suo desiderio è raggiungere la vetta del Grand Zebrù. Collaborando, unendo le forze, si sale in vetta al Grand Zebrù, perché anche in quel caso l'amico cliente, anche lui ti aiuta logicamente a farci di salire fin lassù, perché in quel momento che lui fa sicurezza, esempio, mi fa sicurezza, io sto scalando
è fondamentale per me, perché comunque mi fa sicurezza, per cui è un lavoro di squadra, come in Himalaya, come nella vita, come nel soccorso. Ripeto, pensate a una famiglia che collabora, i genitori con i figli, collaborano fra di loro e riescono ad andare avanti con il loro obiettivo, la loro vita. È fantastico questo, un libro entusiasmante, fantastico, dovete veramente leggerlo.